Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita. Salve a tutti ragazzi, sono sempre a Mezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la carriera allenatore con l'Inter e siamo in un attimo di difficoltà, un momento di difficoltà. Innanzitutto ragazzi, vi ringrazio come sempre per il supporto che mi state dando, perché anche lo scorso video è andato alla grande. Vi avevo lasciato un attimo con un interrogativo, ma ci arriviamo subito dopo. Vi ricordo ragazzi che le partite che andiamo ad affrontare oggi saranno due: Udinese e Lazio. Poi subito dopo ragazzi inizierà il calciomercato, quindi ragazzi ci immergiamo direttamente con il mercato di riparazione. Qual è il problema? Il problema è che ho un budget di 9 milioni e mezzo con gli stipendi che arrivano a 154.000 euro e quindi non abbiamo tanti soldi. Cosa ho fatto? Ho provato a richiedere qualche fondo, ma difficilmente me ne daranno. Andiamo a vedere un po' i giocatori con cui potremmo fare un attimo di compravendita o che potremmo mettere in vendita. Vabbè, questi qua sono tutti i ragazzi che sono in prestito. Ci sono dei giocatori che non posso dar via perché sono in prestito, per esempio Montoya, Miranda, Tayes, Yaic e Dodò, sul quale bisogna fare un discorso però ragazzi, perché noi sul mercato ci dobbiamo muovere anche a seconda dei loro movimenti. Perché per esempio Montoya se ne va tra 2 anni, vabbè, per farlo andare via devo spendere 4 milioni, non voglio. Miranda, Tayes, Yaic e Dodò se ne andranno dopo 1 anno. Io non so se posso in realtà riscattarli quando sta per finire il loro prestito. In ogni caso devo acquistare, forse non già a gennaio ma all'inizio del prossimo anno, un nuovo difensore centrale come Miranda e magari anche un terzino sinistro. Adesso vediamo come ci muoviamo con gli altri. Comunque in ogni caso ragazzi, forse se mi date anche già dei consigli per il difensore centrale, qualcuno me l'ha già dato, sarei veramente molto contento. Quello che vi sto chiedendo ragazzi sono consigli di calciomercato, ascoltando anche quello che vi sto per dire. Allora, il portiere Handanovic io per il momento, per l'anno, lo terrei. Poi se mi arrivano delle offerte importanti lo vendiamo. Murillo, Musacchio li teniamo. Musacchio fortissimo ragazzi, cioè fortissimo. Mi avete consigliato di vendere Felipe Melo, anche perché ha 32 anni e ci sta. Il problema è che si è unito al club di recente e quindi questo mi taglia un po' le gambe. Non so se posso utilizzarlo come contropartita direttamente a gennaio, quando arriviamo al calciomercato, perché probabilmente non è più unito al club di recente perché si apre una nuova finestra di calciomercato. Perisic lo tengo assolutamente, non mi interessa. Perisic è fortissimo, Icardi lo tengo, Jovetic lo teniamo. Gnukuri e Brozovic vediamo, magari Gnukuri potrei mandarlo in prestito. Fatemi sapere cosa fare, anche perché come vedete io preferisco giocare con i centrocampisti difensivi, però potrei fargli fare i centrocampisti difensivi sia a Gnukuri che a Brozovic. So che non è il loro ruolo, però va così. Alla destra Biabiani, bisogna vedere, potrei utilizzarlo come pedina di scambio, bisogna vedere, non lo so, perché anche Yaic poi se ne andrà, bisogna giocarsela bene. Mahrez lo teniamo perché mi può fare un sacco di ruoli. E Kane ragazzi, siamo arrivati a Kane, il punto, diciamo un po' la domanda che vi avevo lasciato la scorsa volta ragazzi. Mi avete consigliato in tantissimi. Innanzitutto saluto Nicola Sibilani, che mi aveva chiesto di salutarlo. Allora ragazzi, vi avevo chiesto cosa fare con Kane, perché come avete visto non si sta comportando per niente bene. Mi avete consigliato di venderlo a gennaio, e ci sta, perché comunque potrei comprarmi un altro attaccante molto più veloce e migliore, ma comunque di dargli un altro paio di possibilità. Quindi gli farei giocare queste due partite come unica punta in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1, comunque, perché mi avete consigliato questi due ruoli, questi due moduli, scusate, e mi sembra che potrebbe andare bene come unica punta. Mi avete consigliato di mettere molti cross in mezzo con lui perché è un buon colpitore di testa e potremmo sfruttarlo in questo modo, perché Kane comunque ragazzi nella realtà è un buonissimo giocatore, ma qui su FIFA avete visto che non si sta comportando bene. Quindi Kane per questi due match resta ancora un giocatore dell'Inter e vediamo. Solo lo teniamo. Manai forse lo mando in prestito, ma voglio provarlo. E poi sta arrivando anche Calhanoglu, che finalmente potremo utilizzare. Ho messo sul mercato ragazzi D'Ambrosio, Palacio e Bolasi, perché Bolasi non mi ha soddisfatto tanto. In ogni caso, se posso prendere un'ala sinistra o un'ala destra più veloce e più giovane, Bolasi posso venderlo. E quindi ragazzi, quello che vi chiedo è di darmi tantissimi consigli di calciomercato,
e dirmi anche un po' come muovermi con questi giocatori, come poter fare. So bene, ragazzi, che a gennaio, per l'anno successivo, si libererà Ibrahimovic. Io proverò a fare un'offerta per Ibrahimovic, perché dovrò solo fargli l'offerta per il contratto, ed è un acquisto assoluto fantastico. Sarebbe bellissimo poter giocare con Ibrahimovic di nuovo all'Inter. Quindi consigliatemi cosa fare anche con Ibrahimovic. E come al solito, ragazzi, consigliatemi i giocatori nuovi da poter acquistare, perché vi ricordo, nel prossimo, ragazzi, nel prossimo episodio ci sarà il calciomercato e faremo il calciomercato tutti insieme. Questa è la nuova formazione, ragazzi, che voglio utilizzare: 4-3-3 offensivo con Perisic, Kane e Yates, con Mahrez dietro il tridente, con Brozovic e con Dogbia. Come ho detto, Brozovic con Scollolino nel suo ruolo, comunque la difesa resta questa qui sempre fissa. Pronti a subentrare Biabiani a destra e Palacio e Bolasi come attaccanti. Io direi, ragazzi, che abbiamo parlato anche un po' troppo. Direi che ci possiamo andare a giocare questo match contro l'Udinese fuori casa. Match importantissimo, ragazzi. Siamo pronti, ragazzi, per questo match Udinese-Inter. Si può partire, mi raccomando Kane, non mi deludere di nuovo. Mahrez con Dogbia. Attenzione Kane, che si gira. Mamma mia, ragazzi, quanto è lento Kane. Ancora Kane, perde di nuovo il pallone. Con Dogbia, ancora per Tejes. Brozovic, attenzione, Tejes davanti a Karnesis. Che brutto tiro di Tejes, che non riesce a segnare proprio. Si trova sempre davanti al portiere. Qui tiro a giro di Tejes, ma Karnesis spara. Brozovic per Kane, la gioca benissimo per Mahrez, davanti al portiere Mahrez, Riyad Mahrez, 1-0 al 17esimo, primo gol con la maglia dell'Inter per lui. Grande azione dell'Inter qui, molto bene Kane, gli ha dato un pallino d'oro. Come abbiamo visto, Kane a venire incontro e giocarla è molto bravo, però non è questo che vorrei da lui. Qui grandissima palla per Mahrez, che davanti al portiere non sbaglia. Grandissimo gol di Riyad Mahrez, 1-0 Inter. Attenzione a Iturra, se ne va bene a Florenzi, Pasquale. C'è Luca Evangelista, Duvan Zapata. No, ragazzi, no. Che gol è questo? Ma che gol è? Come ha fatto a non parare l'Andanovic? Posizionato malissimo. Mamma mia, ragazzi. Pareggio di Duvan Zapata al 43esimo, quasi in chiusura di primo tempo. Finisce qui il primo tempo, 1-1. Peccato per questo gol preso all'ultimo. Florenzi con Dogbia. Attenzione, Mahrez di nuovo davanti al portiere. Incredibile, signori. Doppietta di Riyad Mahrez, 2-1, 1-2, scusate. Ma che pallino di Kondogbia, se non sbaglio. Mahrez, signori, che sta prendendo il posto di Jovetic, lo sta facendo nel migliore dei modi. 2-1 Riyad Mahrez. Grande così. Ce la va Florenzi. Attenzione a Florenzi. Prova il tiro. Florenzi! Deviato! E il tiro! Entra! Incredibile, signori! Florenzi! Deviazione fortunosa, fortuita si dice, non credo fortunosa, ma deviazione fortuita di Domizzi. Non so dove sarebbe andato il pallone di Florenzi, ma in ogni caso dopo la deviazione è entrato. Incredibile, 3-1 per l'Inter. Era Pasquale forse. Vediamo da qua. Florenzi fa un buon numero qui. Poi ha provato il tiro, che sarebbe andato comunque nell'angolino probabilmente. Ma una deviazione, ovviamente, qui ha messo fuori tempo Karnesis. E quindi 3-1. Rodrigo Palacio, attenzione, il pallone per Kane. Il tiro di Kane! Finalmente segna anche Harry Kane. Che con Palacio dietro si vede che si muove meglio. Detta così, poi 4-1. Segna finalmente Harry Kane. Un gol ormai inutile, ma che magari fa alzare il suo valore. Qui bella palla di Palacio, buon movimento di Kane, e poi in sacca di destro, non può nulla Karnesis. Madonna, ma si può fischiare un fallo del genere con Miranda che prende il pallone pieno? Finisce qui, signori, 4-1, vittoria meritatissima.
Comunque, quando Biau uomo partita, ha giocato benissimo, ma soprattutto ha giocato molto bene Mahrez, signori. Molto bene Mahrez. Per il calciomercato, ma qui abbiamo una buonissima notizia, perché la società ci ha dato 9 milioni e 400, che sono ottimi da spendere sul mercato. Allora, io farei un po' di allenamenti. Mi avete chiesto di farvi vedere anche qualche allenamento. Purtroppo, guardate chi sono gli infortunati, Icardi e Jovetic. Ora, mi avete consigliato anche di utilizzare Manai qualche volta. Io proverei a far fare l'allenamento a Kane come creazione di occasioni. Proverei a far allenare Mahrez, che in ogni caso, ci può essere sempre utile. Anzi, Musacchio no, Murillo, che non sta giocando tanto. E poi come terzini Luke Shaw, perché non gioca tanto, appunto. Allora, ragazzi, io direi di... Vi prometto che vi farò vedere anche un po' di allenamenti. Adesso li simulo perché ho perso veramente molto tempo spiegandovi il mercato all'inizio come funzionava. Però qui gli allenamenti sono andati, direi, abbastanza tutti bene. Anche Kane. Più avanti vi prometto che vi farò vedere gli allenamenti. Questa è la classifica aggiornata, ragazzi. La Juventus dovrebbe aver perso di nuovo. E noi ci stiamo avvicinando sempre, veramente sempre di più alla vetta. Perché siamo a solo 4 punti. Dobbiamo vincere. Vincere, 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 ragazzi. Scusate, la Juventus ha pareggiato e la Lazio ha vinto. Ragazzi, le prossime dobbiamo assolutamente vincerle. Per forza, siamo contro la Lazio. Siamo contro la Lazio. Allora, la informo che i contratti dei seguenti giocatori scadranno a breve. Samir Handanovic, allora ragazzi, qua non vorrei perdere. Handanovic a zero proprio. 160 mi sembrano un po' troppi. 160 mi sembrano veramente un po' troppi, Samir. Signori, ristabilito Çalhanoğlu. Finalmente Çalhanoğlu possiamo utilizzarlo. E questa è una buonissima notizia. E io direi che lo possiamo utilizzare subito, 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 subito. Attenzione ragazzi, la Juventus ha giocato ed è a 37 punti, ha pareggiato di nuovo. Ha pareggiato col Carpi la Juventus. Cosa sta succedendo? Dobbiamo sfruttare questa occasione e vincere. Finalmente ragazzi possiamo utilizzare Çalhanoğlu. La formazione è questa, ha il cerotto Çalhanoğlu, ma io voglio utilizzarlo comunque e lo farò uscire probabilmente a fine primo tempo. Ma finalmente... Primo match di Çalhanoğlu in campionato e la cosa mi rende veramente contento. Finalmente possiamo utilizzare il nostro gioiello che abbiamo acquistato nel mercato estivo. E questa, ragazzi, è una partita da vincere a tutti i costi. È una partita da vincere a tutti i costi perché la Juventus ha pareggiato e noi siamo contro la Lazio. Primo pallone toccato da Çalhanoğlu. Kane. Ancora Çalhanoğlu. Perisic. Attenzione, Harry Kane. E il pallone arriva con Dogbia. Ma Marchetti para, ma cosa è successo? Un fallo forse? Musacchio, così. E voi dite che Musacchio è scarso? Era Felipe Anderson, eh? Brozovic. Kane. Non male la palla per Ivan Perisic, che aspetta qualcuno in mezzo. Arriva adesso Kane! Di testa! Marchetti! Che miracolo che ha fatto Marchetti qua. Poi Candreva tiene in campo un pallone incredibile. Attenzione Perisic, che pallone che ha recuperato Ivan Perisic. La mette in mezzo per Mahrez, che anche dà ala, signori! Mamma mia, un fenomeno sto Mahrez! Riyad Mahrez, 1-0! Ma che palla di Ivan Perisic! Ma il protagonista di questo episodio è sicuramente Riyad Mahrez. Mamma mia, qui Perisic recupera un pallone d'oro. Poi la gioca filtrante per Mahrez, che in scivolata la mette quasi nell'angolino. Niente da fare per Marchetti. Maria Damares porta in vantaggio l'Inter, signori. 1-0. E adesso dobbiamo stare sul pezzo, mi raccomando. Miranda. Piano piano. Lorenzi. Çalhanoğlu, prova il tiro. Attenzione, la palla è ancora lì. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. 1-0. Dobbiamo mantenere questo risultato. Questo è un punteggio che ci va da Dio. Guardate qui, non c'è stata storia. Proseguiamo. Brozovic.
Çalhanoğlu. Cambia tutto dove c'è Mahrez. Attenzione che Riyad può andare. Può andare Mahrez. Può andare Mahrez. Attenzione. Ancora lui. Su Lulic. Poi Lulic interviene. La spassa in rimessa laterale. Mahrez. Di prima. Per Florenzi. Per Tejes. Da fuori. Il tiro di Tejes! Traversa, se non sbaglio. Che azione dell'Inter, però. Molto ben orchestrata. Con Dogbia. Per Brozovic. Tutta chiusa la Lazio. Tejes prova a inventarsi qualcosa. C'è Mahrez. Vediamo se si inventa qualcosa lui. Il tiro a giro di Mahrez! Fuori. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Con Dogbia. Attenzione a Brozovic. C'è largo Kane. Che prova il tiro di mancino! Harry Kane, signori! 2-0 per l'Inter. Ha tirato una sisella di mancino che Marchetti non l'ha neanche tenuta. E credo che la partita possa essere chiusa qui. Mamma mia, ragazzi. Che match. Difesa strabiliante. Poi Brozovic qui la gioca per Kane. Che tira di mancino. E poi credo ci siano state due deviazioni addirittura per Marchetti. Una qua, eh sì, doppia deviazione. Molto fortunati. Si vede benissimo da qua. Se doppia deviazione, Harry Kane segna il 2-0. Ma non credo che questo gli basterà la conferma. Anche perché ha segnato di deviazione. Ma la partita sta per finire qui. Con Dogbia. Ancora per Kane. Fermato da De Vrij. Perisic. Per Kondogbia. Attenzione! Il tiro di Kondogbia! Poi c'è Rodrigo. Palacio! 3-0 Inter! Mamma mia, infermabile l'Inter. Spettacolare. Non si ferma davanti a niente e nessuno. Segna anche Rodrigo Palacio, che non sapete quanto mi dispiace. Voi mi avete detto di venderlo, ragazzi. Non sapete quanto mi dispiace. Questo gol lo facevo anch'io, ma Palacio c'è sempre. Sempre col suo codino. 3-0. Finisce qui la partita, ragazzi. Mamma mia. Vittoria strameritata. Questa è la classifica, ragazzi. Dai che ce la facciamo. Dai che ci arriviamo alla vetta. Non dobbiamo farci fermare da nessuno, perché siamo a 2 punti. 2 punti dalla Juventus. E 1 solo dalla Lazio. Ok, Mahrez non si è fatto niente, per fortuna, perché mi fa fare l'allenamento. Se fosse infortunato, non me lo farebbe fare. E Mahrez si sta rivelando veramente un grande. Intanto Murillo sale a 79, molto bene. Kane rimane fermo lì, ma l'allenamento non è andato male. Madonna, non voglio neanche più parlarne quel contratto. Probabilmente perderò Handanovic, così. Adesso mi sembra un attimo esagerata la faccenda qui. Molto bene di nuovo gli allenamenti. Altra sessione ottima. Kane sta alzando notevolmente il suo valore. Ok, signori, il mercato è aperto. Ok, ragazzi, questo video finisce qui. Questo episodio è andato alla grande. Meglio di così non poteva assolutamente andare. Ma vi ricordo, ragazzi, sotto nei commenti consigli di calciomercato, come sempre. Vi ricordo anche la faccenda Ibrahimovic, che io non mi tiro indietro. Gli faccio un'offerta per il contratto assolutamente. O almeno ci provo. E per il resto, consigliatemi sempre cosa fare con Kane. E niente, ragazzi, consigliatemi cosa fare con Kane e con chi vendere, chi comprare. Come sempre, datemi i consigli, che siete bravissimi, veramente. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video sulla carriera di allenatore dell'Inter. Ciao a tutti, ragazzi.